capitano Maramaldo, mi ha riordinato di dirti che ti devi arrendere. Prendete. Non ti avevo forse detto di dover mettere questi piani in questa città? E se di nuovo torni qui a portare le notizie dal tuo ambasciatore? Io faccio quello che è stato detto di fare. Guardate, io e tu. Cosa nasconde, Fanny? Cosa? Cosa c'è? È una missiva. Una missiva dove si invita il popolo volterrano a rivoltarsi a noi fiorentini. Ammazzatelo! Basta! Che lo appendiate poi là alla forca! Prendete tre gatti e infilateli in tre picche, così i loro miagolini potranno essere sentiti fino alle truppe che assediano questa città e che ricordino a tutti qual è il destino di chi si oppone a Firenze. Maravalda vede la scena. Il Lucio Tamburino viene ucciso e si presenta di persona con ambasceria di fronte a Francesco Ferrucci. Francesco Ferrucci, hai ucciso il mio tamburino. Aveva 9 anni. Non potrai nasconderti. Dovunque andrai ti troverò. E allora sarai tu a morire. Io vi aspetterò. Forse sarà la volta buona che vi vedrò comandare le vostre truppe di prima persona e in prima linea. Vi aspetto. Non ti potrai nascondere, vedrai, ti troverò. Vi aspetto. Maravaglio esce di scena e ripiega. È il momento che Francesco Ferrucci scriva 10 in pratica di guerra. A pochi uomini e mezzi. Deve trovare una soluzione per sbloccare l'assedio. Apprende che in politica